Innanzitutto, anche poi a livello concreto, passata la pandemia con un po' di bollicine di panettone o Pandoro a seconda delle preferenze. Ma sono molto contento di rincontrarvi e farvi gli auguri attraverso voi, farli anche a questa città. Introduco con un solo pensiero, poi parliamo, dialoghiamo tra noi sulle cose per le quali avete bisogno di una mia parola. Avete bisogno, avete interesse a una mia parola. Ma l'introduzione la vorrei fare a partire da quel che ho letto dal rapporto annuale del Censis, che parla di italiani malinconici, spaventati, insicuri, non ho Covid, è solo un raffreddore che si chiama nelle chiese, insicuri e sfiduciati. Ecco, mi sembra particolarmente, come dire, preoccupante questa situazione. D'altra parte può essere diverso se la gente si rende conto di una situazione della guerra, delle guerre in cui il mondo si è cacciato in tante parti dei continenti, la più vicina a noi, quindi quella che noi avvertiamo di più, quella dell'Ucraina. Il problema di come siamo usciti male, direi, dai momenti più difficili della pandemia. Speravamo che la pandemia fosse una malattia che ci curava da tutte le nostre distorsioni, invece mi sembra che stiamo ripetendo una immagine di società uguale a quella che avevamo prima, senza avere mezzi, perché nel frattempo questa crisi economica globalizzata sta influendo sempre di più sulla vita delle persone. E poi direi ancora il cambiamento climatico, la gente comincia ad avere sempre più una percezione come un fatto che tocca da vicino. Quindi le cause per essere, come si diceva, malinconici, spaventati, insicuri, sfiduciati ci sono tutte. Ci sono poi anche i fatti, perché sappiamo quanto sta crescendo la povertà assoluta in Italia. Siamo oltre i 5 milioni di poveri, 1 milione in più di 3 anni fa, signori. Non è soltanto una questione di atteggiamenti, ma anche di questioni strutturali, essenziali. Preoccupa anche il punto di aumento rispetto alla media dell'Unione Europea, dei nostri giovani che non studiano e non lavorano. Siamo oltre il 10% in più della media europea, loro si attestano al 13%, noi stiamo al 23%. Questo deve veramente metterci in grave preoccupazione verso il futuro, perché se le nuove generazioni non crescono nella loro cultura e non possono accedere a quello che è il lavoro, per non parlare dell'invecchiamento del paese. La curva demografica è sempre più in calo e le nascite sono sempre meno. Veramente c'è da temere che questo paese si sia ormai convinto che non ha più un futuro. Davvero i motivi di preoccupazione sono tanti. Ecco, da questo punto di vista l'annuncio del Natale secondo me è importante perché significa che qualcuno che dovrà disperare di noi, perché noi siamo così indifferenti nei suoi confronti, invece continua ad avere speranze in noi e l'umanità, e questo è Dio. Ma anche per chi non crede, perché tutti coloro che poi sono illuminati da Dio sanno che devono rendere una
testimonianza di amore, quell'amore che hanno ricevuto verso gli altri, quindi il mettere nella società un principio di attenzione all'altro, di custodia dell'altro, di solidarietà che va al di là anche delle fedi. Ecco, credo che da questo punto di vista il Natale, credenti e non credenti, ci interroga tutti, perché il Dio che ci ama diventa una domanda per noi su come noi diventiamo uno strumento di crescita umana di tutte le persone che invece avrebbero tutte quelle ragioni di sfiducia che prima ho elencato. Ed è questo anche l'augurio quindi che faccio, quello di lasciarci illuminare da Dio, dal Dio bambino che nella povertà, nella debolezza non c'è quindi da fare molte cose, perché Gesù non ha fatto molte cose, ma semplicemente si è esposto a noi nella povertà di un presepe, e così dobbiamo essere anche noi capaci di esporci agli altri con le nostre fragilità e debolezze, ma essere un principio di vita per gli altri. Questo è un po' l'augurio che faccio attraverso di voi a tutti. Ed ora penso che vedremo cosa vi viene a chiedervi, e sono a vostra disposizione. Sabina conduce sì. Le danze. No, più che altro facciamo intanto intervenire il presidente dell'AST, l'associazione della Roma. Allora, Eminenza, prima di tutto grazie anche per questo incontro di stamani, che non è ritualità, ma per noi è un fatto veramente importante. E poi lei ha toccato temi che sono fondamentali per tutta l'Italia, per tutta la società civile. Noi giornalisti siamo in una situazione, diciamo, ben integrata nel paese, perché questo è uno dei momenti più difficili della nostra professione. Ci sono colleghi di lunga esperienza come chi ne parla, e purtroppo non ci siamo mai trovati in situazioni di questo genere. Tenga conto che in Toscana tutte le testate storiche hanno dovuto ricorrere agli ammortizzatori sociali, ai prepensionamenti, alle casse integrazioni, che pesano moltissimo sulle ultime paga dei colleghi, pesano veramente in maniera diciamo corposa. Alla fine dell'anno è un regalo che noi facciamo agli editori, perché altrimenti la minaccia sarebbe quella dei licenziamenti. Devo fare un elogio pubblico, Eminenza, a una testata che ha chiesto prima l'ammortizzatore sociale, ma poi è tornata dal sindacato, l'Associazione Stampa Toscana, per fare un altro accordo per restituire ai colleghi quello che era stato trattenuto. La testata è Toscana Oggi, e sono molto contento di poterlo dire ufficialmente, perché è l'unico esempio in cui, dopo la solidarietà e la cassa integrazione, Toscana Oggi ha detto no, noi ora siamo in condizione e ridiamo ai colleghi quello che i colleghi hanno contribuito a fare. E aggiungo un'ultima cosa, due cose. Siamo molto sensibili, Eminenza, non solo alle notizie, ma anche a tutto quello che ci circonda. Lunedì sera noi abbiamo fatto la nostra diciamo cena degli auguri, ma non è soltanto anche un fatto rituale. Abbiamo consegnato i premi che sono la massima espressione nostra, premi giornalisti toscani 2022, li abbiamo dati alle donne iraniane di Firenze, che sono state eccezionali, hanno parlato, ci hanno commosso tutti, e li abbiamo dati ai lavoratori della GKN. Tutto qui. Aggiungo, per quanto mi riguarda, che sul giornale che dirigo, su Firenze Post, le sue auguri vanno puntualmente tutte le volte. Grazie, tanti auguri. Grazie molte di queste parole, ed esprimo anche la mia vicinanza al mondo della stampa, perché
Io credo che la vostra responsabilità è pari alla vostra, come dire, necessità per la società. È necessario che la società sia informata, perché solo l'informazione è lo strumento attraverso il quale nasce la consapevolezza, e della consapevolezza quindi anche cresce la dimensione umana delle persone. Dall'altro, ovviamente, la vostra responsabilità, perché nel trasmettere queste informazioni voi siete uno strumento di verità e non semplicemente di propalazione di notizie. Questo è molto importante. Su questo poi il Papa ogni anno nel suo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali è pronto a richiamarvi a questa responsabilità. Ma io insisto in questo momento, proprio viste le dimensioni di crisi, sul vostro essere necessari al Paese. Non c'è soltanto necessità materiali, ma ci sono necessità di conoscenza che sono essenziali per la crescita delle persone. E voi ne siete uno strumento, e quindi dobbiamo riconoscere la vostra missione per le proprie. Grazie. Sì, sono stentorio, ma sono schermo della nazione, spero che conosca tutto ormai. I premi che ha assegnato alla Sagrada Giornalista Toscana mi fanno venire in mente due aspetti che lei nei mesi scorsi e anche di recente ha toccato, che sono la libertà e il diritto al culto. Le donne iraniane sono soltanto un passaggio alla situazione della nostra moschea che è stato, e la situazione che si trascina ormai da mesi della ex GKN e tutte le crisi del lavoro che costituiscono una parte di nuova povertà che va a incidere molto sulla vita sociale. Chiedevo un'opinione al suo proposito. Ma la questione del diritto al culto prima cosa che mi viene in mente di dire sul primo punto che hai sollevato è quello che i diritti della persona umana si tengono tutti insieme, non è che se ne può fare a meno di qualcuno. E il diritto della libertà di culto e di religione fa parte appunto della componente essenziale della dignità della persona e del bene sociale, del bene comune di una società. Su questo non possiamo fare sconti. E direi che il modo con cui si sta trattando la vicenda anche da parte delle istituzioni mi sembra attento a queste problematiche. Grazie a Dio non ci sono stati problemi nel giorno fatidico. Io un mese prima stavo lì nella moschea per un momento di dialogo tra la Chiesa Cattolica e la comunità musulmana, nella giornata appunto del dialogo islamico-cristiano, e quindi ho potuto vivere quasi di persona questa difficoltà. E credo che dobbiamo aiutarci tutti, ciascuno nel rispetto del ruolo che ha. Certo, non posso essere io, Chiesa Cattolica, a risolvere il problema della moschea, no, perché sarebbe un'invasione di campo che schiaccerebbe l'identità che la comunità islamica invece ha progressivamente acquisito all'interno della nostra comunità. Quando ci si incontra, l'imam Zadin ricorda sempre gli inizi della loro comunità sotto la croce, perché erano qui vicini alla via dei Pescioni, dentro la ex sale dei Teatini, quelle che oggi sono affidate al Centro Internazionale Studenti Giorgio Lopira, e le prime preghiere della prima comunità islamica sono state fatte dentro una sala dominata dalla croce teatina. Quindi sono nati a Firenze in una sfera di accoglienza, di dialogo che credo continui ancora adesso. L'esperienza, tra l'altro, della scuola di formazione al dialogo interreligioso e interculturale, e lo dimostra, che ci siamo tutte e tre, le confessioni religiose, cattolica, islamica e
Marino Levi, adesso la dirige, la presiede, meglio, la presiede l'imam Mizzedin, il prossimo turno sarà un cattolico. Insomma, viviamo questa realtà con grande naturalezza, questa realtà di convivenza. E però di questa convivenza fa parte anche il dover trovare io credo che dobbiamo aiutare tutti lo sviluppo di questa soluzione per un luogo. Il problema del lavoro, il CKN e le altre realtà. Io, quando fate il mio intervento in comune, consiglio comunale, ho ribadito quella per la mia convinzione. Non sono un sindacalista, non sono un economista, quindi non ho soluzioni da proporre al riguardo. Però sono profondamente convinto che le soluzioni vengono dall'incontro e dalla collaborazione tra tutti gli attori in gioco. Imprenditori, lavoratori, istituzioni. Bisogna lavorare insieme, perché altrimenti non si viene fuori da nessuna crisi. E le strade, ripeto, non sono io, che non ho le competenze per indicarle, le iniziative non sono io che le devo prendere, se non appunto stare vicino alle difficoltà di chi poi subisce tutto, che sono i lavoratori, ma l'orizzonte lo vedo sempre nell'ottica della collaborazione, altrimenti non se ne viene fuori. Grazie. Eminenza, lei ricordava l'aumento dei poveri, no? Più di 1 milione. Ecco, alcuni di questi bussano alle porte delle varie parrocchie, della diocesi. Come la Caritas sta rispondendo a queste richieste? Presumo che le difficoltà ci sono anche per la stessa Caritas per far fronte a tante richieste. La seconda domanda è sulla visita pastorale che lei ha ripreso, anche seppur in formula ridotta, però io ho seguito alcune tappe, mi sembra ci sia un nuovo vigore da parte dei fedeli a partecipare a questo evento rispetto a prima del Covid. Ma per quanto riguarda il problema della povertà, la Caritas e il suo braccio operativo, che è Fondazione Solidarietà Caritas, anche se mi piace qui sottolineare una cosa che ho visto è stata presa molto con attenzione dagli operatori di Caritas e della Fondazione quando sono stato a cena con loro, la cena di Natale qualche giorno fa. Cioè, noi dobbiamo capire che non è che la Caritas deve far tutto, anzi, contrario, perché per Paolo VI la Caritas è andata a sostituire chi faceva tutta la carità nella Chiesa, che era la POA, forse più vecchi se ne ricorderanno, molti dice opera di assistenza, cioè arrivavano le derrate dall'America e il Vaticano le distribuiva nelle diocesi e le opere diocesane di assistenza venivano incontro con i beni materiali ai bisogni delle persone. Paolo VI capì che il problema non era quello di dare beni, ma era quello anzitutto di far crescere l'attenzione di tutti i cristiani a dare, e dare non soltanto beni materiali, ma occuparsi anche di quelle che erano le povertà spirituali, dicevano i problemi della droga, insomma via, inutile che sto a ripetere. E quindi la Caritas di per sé non è fatta per risolvere tutti i problemi, ma per arrivare tutti a fare la carità. E quindi è quella che ascolta i problemi della gente, li rilancia nella comunità cristiana, chiedendo l'impegno dei singoli e delle associazioni. E quando non arriva nessuno, allora dice al suo braccio operativo, che è Fondazione Solidarietà Caritas, visto che non se ne occupa nessuno, dacci una mano tu, c'è una mensa da aprire, ce la gestisci tu, perché già con alcune associazioni, con alcune parrocchie abbiamo aperto piccole mense, non è che partiamo da zero, però c'è da fare di più, e allora la Caritas attraverso la fondazione si mette all'opera. Questo è il meccanismo. Questo è molto importante capirlo, perché non bisogna sovrapporre Caritas e Fondazione Solidaria della Caritas. Caritas ha compiti ben più ampi della fondazione. La fondazione è operativa, la Caritas ha più ascolto e indicazione di un cammino da fare.
e poi tutti attivati. Ecco, detto questo, in questi ultimi tempi ovviamente le bisogni sono aumentati molto di più, ma il fatto è che noi non possiamo mai programmare nulla, perché non è che si programma la povertà. Pensate soltanto l'esplosione degli immigrati ha deviato, diciamo così, tanta attività di Fondazione Solidarietà Caritas e di altri verso l'accoglienza degli immigrati, fenomeno che 10 anni fa era praticamente sconosciuto. Oppure all'interno di questo settore arriva la guerra in Ucraina e arriva uno tsunami di persone da accogliere, no, con atteggiamenti ovviamente di totale accoglienza. Quindi direi il problema è quello di adattarsi alla varietà delle povertà e venire incontro. I mezzi sono quelli che sono, bisogna vedere, la gran parte vengono da due fonti. La prima fonte, tre fonti. Uno è la carità della gente, prima, fondamentale. Il secondo si chiama 8 per 1000. Grosso modo, ogni anno piovono sulla carità diocesana 1.400.000 euro dall'8 per 1000. Per noi è essenziale, che un terzo circa dell'8 per 1000 che riceve la Chiesa va su questo canale della carità. Un terzo va sul canale del sostentamento del clero, sostituisce le vecchie congrue di quando io ero giovane prete, che era invece lo stipendio che lo Stato dava al clero, invece adesso è la gente che mantiene il clero, non lo Stato, attraverso l'8 per 1000. E un terzo va, grosso modo, a riparare i beni ecclesiastici, chiese, canoniche e così via, senza i quali noi ci troveremo adesso i due tetti che ci sono minacciato di crollare, prima quello dell'Immacolata, stiamo per finire i lavori, adesso minaccia quello di Sant'Ambrogio, senza l'aiuto dell'8 per 1000 non riusciremo ad andare avanti. Quindi ecco, teniamo presente che tutto rifluisce verso la gente. Poi visita pastorale, solo una battuta per dire che è vero, vedo che qualcosa è cambiato, ma è cambiato secondo me perché nel frattempo è partito con più convinzione questo cammino sinodale a cui ci chiama il Papa. Cioè questo atteggiamento di ascolto reciproco sta diventando, almeno così spero, qualche segnale lo avverto, sta diventando un modello di fare in Chiesa. E allora anche la visita pastorale meno vescovo che arriva e insegna, diventa un po' più invece dialogo, ascolto, protagonismo, piccole cose, perché purtroppo ho ancora tre vicariati da visitare, e il tempo non lo so, quello dirà il Papa, quando arrivo, insomma. Prossimo vicariato sarà gennaio, febbraio, marzo, sì. Sarà Signa, la Strassigna, insomma tutto, le Signe noi le chiamiamo, come vicariato delle Signe. E l'altro poi dopo l'estate? L'ultimo dopo l'estate? Dopo Pasqua, dovrebbe essere Mugello, metà Mugello che è rimasto, e dopo l'estate, se tutto ancora, toccherà a Porta al Prato.